Come Pableiani, morituri te salutant. Già da qui si capisce dove sto andando a parare. Aha. Ebbene sì, l'impero romano, l'impero delle grandi architetture, l'impero delle terme, delle fontane, degli acquedotti, delle grandi cattedrali dell'acqua, delle strade, dei templi, l'impero dell'arte, della statuaria, della grande pittura parietale, l'impero dell'espansionismo militare, l'impero delle leggi, l'impero del gelato. Eh sì. C'avevano pure il gelato, perché avevano capito come conservare il ghiaccio, che veniva conservato all'interno delle neviere e che veniva utilizzato d'estate sotto forma di ghiaccio tritato condito con miele e frutta. Non so se si stava rende conto del livello di conoscenza, ma di questo parleremo approfonditamente un'altra volta, pure perché ma quante curiosità volete sapere oggi? Insomma, questa civiltà superiore a tratti inarrivabile, come viene ricordata? Così. Ci hai messo coraggio col cuore! Oppure così. Un po' fri fri. Tutto parte qualche giorno fa, quando stavo spallata sul divano a guardarmi TikTok. Sì, lo so. Quella selva oscura di TikTok, luogo del dramma dove solitamente il nulla guarda il nulla. Ma io prima di andare a dormire tutte le sere qualche minuto glielo dedico. Le ore. Perché mi rilassa guardare la gente che spreme i punti neri. Ebbene sì, giudicatemi. E tra un bubbone esplosivo e un altro a un certo punto mi imbatto in un trend. Tu quante volte pensi all'impero romano? Pensi mai all'impero romano? Tuttora io non capisco il senso della domanda e ancor meno ho capito il senso delle risposte. Mi sono domandata: Paola, ma tu quante volte ci pensi all'impero romano? E mi sono scoperta a pensarci spessissimo. Vabbè, ma io non faccio testo, perché tutto dipende da quella infausta scelta del fare archeologia. Cioè, è noto che chi decide di fare archeologia è affetto da una grande forma di masochismo, percorso per cui te fai un mazzo così, ma per cui in Italia non si lavora manco per un cazzo. E quando la scegli lo sai. Per cui come fai a dire che non c'hai un disagio? A voi archeologi che in questo momento siete in ascolto e avete condiviso la mia stessa infausta sorte, abbraccio virtuale. Dai, dai. Insomma, noi non siamo delle persone propriamente normali. Perché una persona felice e appagata dovrebbe pensare con tanta frequenza all'impero romano? Tanto che a un certo punto penso che forse non stanno parlando di impero romano, forse usano un frasario in codice. Allora vado a cercare su internet e non l'avessi mai fatto. Articoli, video, gente che lo descrive come un trend di mascolinità tossica, a cui fanno eco quelli che rispondono: ah, l'impero romano sì che era una società mucho macia. Insomma, un delirio tra due opposti, due idealizzazioni contrapposte ma ugualmente distorte. Ma perché de volta in volta la storia non la lasciamo mai in pace? Insomma, sti antichi romani o devono uscire direttamente da un pride oppure sono dei testosteronici giga chad, una società che nel presente è completamente persa e che quindi cerca costantemente di piegare il passato alle proprie esigenze. Allora, in difesa de sti pori romani sballottati da un estremo a un altro, mi sono detta: sfatiamoli questi miti. Quindi si parte, sigla. Alla fine ho seguito i vostri consigli, perché roba archeologica con dubbi e dugi fa più tanta roba. Ma entriamo nel vivo. Come abbiamo detto, sul ring della contrapposizione abbiamo l'impero romano mucho macho, cioè quell'immaginario che pensa che l'impero romano fosse soltanto guerra, spade, sangue, donne, muscoli guizzanti, contro la visione fluida dell'impero romano, quell'arcobaleno, quella visione che cerca in tutti i modi di catalogare nella Roma antica personaggi come icone LGBT. Il simbolo per eccellenza della fazione mucho macho è il gladiatore. Dall'altra parte invece vari personaggi: Cesare, Adriano, Elio Gabbalo, ognuno di loro con sapiente maestria estrapola simboli per cavalcare una retorica. La parte LGBT ce la teniamo per dopo, perché so che è quella che vi incuriosisce di più, quella su cui vedete l'ora di mettere là a commentarli di acca gente. E lo farete, miei cari amici. Ma dopo, adesso partiamo dai gladiatori. I gladiatori, per qualcuno simbolo di macismo tossico, per altri veri e propri modelli di vita. Ma erano davvero come li immaginiamo? Erano davvero uomini in lotta contro il potere, schiacciati da un destino avverso? Uomini costretti a combattere per ottenere la libertà? No. Cioè, quello è il film Il Gladiatore di Russell Crowe, Massimo Decimo Meridio. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
E questa idealizzazione della figura gladiatoria prende spunto da un'altra idealizzazione, quella di Spartacus. Spartacus fu il celebre schiavo gladiatore protagonista della terza guerra servile, ma in realtà proprio Spartacus è il modello di questa idealizzazione, che è passata proprio per un revisionismo politico. A caratterizzare il gladiatore come uomo in lotta contro il potere è stato Karl Marx. E i poveri comunisti! Marx politicizzò Spartacus, lo definì l'eroe e quanto di meglio abbiamo nella storia del passato, perché la rivolta di Spartacus, essendo una rivolta servile, venne interpretata come ribellione della classe operaia che si ribella ai potenti. Ed è con questa accezione che abbiamo romanzato le immagini dei gladiatori. In realtà anche sulla rivolta servile di Spartacus la situazione non è proprio chiarissima. Molti studiosi sono abbastanza concordi nel dire che questa rivolta venne proprio in realtà fomentata dalla politica, una rivolta che tornava funzionale ai giochi politici che intercorrevano a quell'epoca tra Pompeo e Crasso, due dei componenti del primo triumvirato. I due entrano in una sorta di competizione politica, c'è un certo desiderio di prevarsa l'uno sull'altro, soprattutto un certo desiderio di accaparrarsi il merito di aver sedato la rivolta di Spartacus. Anche questa è un'altra storia, ma è una storia che in qualche modo getta un po' un'ombra su Spartacus, non proprio l'eroe che è stato sempre dipinto, ma più una sorta di mercenario. Ma boh, va a sapere dov'è la verità. Fatto sta che però i gladiatori sono molto diversi dalle idealizzazioni che ci facciamo nella nostra testa. Innanzitutto, non necessariamente erano schiavi, ma a partire da un certo periodo sono anche uomini liberi, in cerca di fama, successo e soldi. Anzi, si lanciavano proprio volutamente in quelle carriere. E altro che uomini contro il potere. In cambio di prospettive di successo e carriera diventavano in realtà perfettamente funzionali al potere. Un potere che utilizzava i giochi gladiatori per aumentare il proprio consenso, per dare al popolo quei ludi che lo facevano sfogare il popolo e che rendevano gli organizzatori di questi eventi particolarmente amati dal popolo. Insomma, duole dirlo perché so che sto distruggendo un immaginario collettivo, ma erano molto più i fantocci del potere piuttosto che quelli contro il potere. E il tutto in cambio di paghe eccellenti. Le paghe per ogni scontro erano pari al doppio della paga annua di un soldato semplice. T'assordi! I munera gladiatori, cioè i combattimenti dai tratti più feroci, appartengono all'epoca repubblicana. Perché noi eliminiamo un po' troppo spesso il fattore che anche il passato ha un passato. E concepiamo il passato a blocchi monolitici. I munera sono in realtà la prima forma organizzativa di questi giochi. Ed erano giochi dedicati ai defunti e organizzati da privati. Ma questi munera nell'età imperiale vengono assimilati dai ludi, cioè diventano a direzione statale sotto l'imperatore Augusto. È Augusto a calendarizzare i giochi, a rendere più nette le differenze tra le varie tipologie di gladiatore, ma soprattutto a rendere i giochi gladiatori degli spettacoli. Si traduce che nell'impero romano i gladiatori non sono combattenti, sono atleti. Se dobbiamo fare un corrispettivo moderno, una cosa molto simile alla WWE. Non sacrificabili vite per il capriccio del pubblico, ma anzi atleti da salvaguardare. Venivano addestrati dai lanisti in vere e proprie scuole gladiatorie. Ed allenare e sostenere gladiatori era un vero e proprio investimento. Costava molto sostenerli. Allenamento, vitto, alloggio. E se dalla scuola ti usciva un campione, avevi fatto bingo. Erano dei veri e propri whips che avevano al seguito vere e proprie tifoserie, come testimoniato da questo celebre affresco che rappresenta uno storico scontro tra pompeiani e nocerini. Guardate le botte da orbi in giro per le strade intorno a una rappresentazione a volo d'uccello dell'arena pompeiana. Insomma, grandi fonti di guadagno. Per questo anche l'immaginario della loro vita appesa a un filo ad ogni combattimento in attesa del pollice suo o pollice verso va un po' ridimensionata. Certo, che qualcuno ci rimettesse le penne poteva accadere, erano pur sempre combattimenti, ma gli scontri potevano finire anche in pareggio e anche con delle sconfitte. A meno che non siamo davanti a esempi di resurrezione, voleva dire che si poteva uscire pure vivi da un combattimento. Ad esempio Flamma, un celebre gladiatore, nella sua epigrafe viene ricordato come un combattente che riportò 34 vittorie, 21 pareggi e 4 sconfitte. La caratterizzazione dello spettacolo era anche dato dalle armature, non
sempre propriamente funzionali. Ma si può sapere che minchia di elmo mi avete dato, che qua non si vede una mazza. Gli elmi delle varie categorie gladiatorie erano molto pesanti, la visibilità un po' scarsina. Basta ad esempio compararli con gli elmi dell'esercito regolare per capirne l'aspetto più scenico che funzionale. Grifoni decorativi sulle punte dei pesanti elmi che sforzavano sul collo, piumaggi ai lati, estremamente aderenti tanto da compromettere la capacità respiratoria. Soprattutto non avevano corazze, maschinieri e bracciali che proteggevano le parti più esposte del corpo. Il reziario, una delle categorie specializzate nel combattimento a distanza, combatteva ad esempio con tridente e rete, ma non c'aveva l'elmo, il che non è proprio il massimo della vita. Un vero fortunello il reziario. Anche nello scontro, le varie categorie di gladiatori e le loro caratteristiche venivano bilanciate sapientemente per rendere lo spettacolo più avvincente. Fine della carriera di un gladiatore, dunque, non era propriamente l'accezione di conquista della libertà. Ma quando veniva consegnato il rudis, cioè la spada di legno, equivaleva di più a un pensionamento. Come ho detto, i gladiatori costavano molto in termini di mantenimento. La loro dieta prevedeva carboidrati a go-go, pane, legumi, ma carne molto poca, perché si soffriva di gotta a quei tempi ed era meglio se un gladiatore non si ammalava. Essendo dei whips, era meglio che non si ammalassero, ma soprattutto che non morissero. E questo vale per i possessori delle scuole gladiatorie, quindi nella dimensione privata della vita del gladiatore che veniva curato con tutti i crismi, a maggior ragione negli spettacoli. Perché se il gladiatore moriva, era una rogna. L'organizzatore dei giochi doveva poi risarcire il proprietario, o chiamiamolo meglio, il procuratore sportivo. Legandoci a quello che se magnavano, beh, dobbiamo distruggere l'ultimo mito. Tutta sta fisicità prorompente, sti palestrati giga chad, con tutti i carboidrati che se magnavano, difficile. Anzi, la loro fisicità doveva essere bella massiccia. Insomma, facciamo body shaming gladiatorio. Dovevano essere grassi, perché il grasso proteggeva dai colpi gli organi vitali. La presenza del grasso è letteralmente la differenza tra una ferita curabile e una che te porta al camposanto. Dio benedica i carboidrati! Insomma, simili a Russell Crowe sì, ma non quello del film, quello da adesso. E con buona pace di tutti, potevano essere anche donne. Donne che non rispondevano al nome di gladiatrici, ma di amazzoni. Sì, lo so, in questo momento dall'altra parte del mondo un giga chad si sta rassentendo male. Intendiamoci, le amazzoni sono rare, ma perché gli spettacoli delle donne non entusiasmavano tanto quanto quelli degli uomini. Erano dignitosamente ricercate e attestate soprattutto dalla storiografia, non solo nel mondo della storiografia ma anche in quello del bassorilievo. Ad esempio, in questo caso vengono rappresentate in combattimento le amazzoni che rispondono al nome di Amazon e Achillea. Combattevano a torso nudo affinché anche dagli spalti più alti e più lontani si potesse riconoscere che fossero donne. Quindi combattevano con le poppe al vento, ma anche senza elmo. Anche perché per le donne i pesi di quegli elmi non sarebbero stati sostenibili e avrebbero reso il combattimento lento, quindi molto poco spettacolare. In un'iscrizione di Ostia, un tale Ostilianus si vanta di essere stato il primo procuratore sportivo di questi combattimenti di donne. E a testimonianza del fatto che questi ruoli di combattenti, sia per uomini che per donne, fossero molto ambiti e non riguardassero solo schiavi, anche il fatto che a un certo punto un decreto di Tiberio del 19 d.C. dovette calmierare le partecipazioni a questi scontri di uomini e donne imparentati con la classe senatoria. Capito, sì, nel tempo diventarono gladiatori anche i parenti dei senatori. E se non fosse abbastanza, abbiamo avuto anche imperatori gladiatori. Commodo, ad esempio, veniva definito l'Ercole romano. Combatteva soprattutto contro belve feroci, uno specifico spettacolo che scandalizzava ai tempi dei ludi. Si presentava vestito con la protomeleonina, cioè la pelle di leone, e la clava, che sono i tipici attributi dell'iconografia di Ercole. E si dice anche che Tito e Lucio Vero non disdegnassero l'arena. Insomma, come vedete, in questo percorso siamo arrivati molto lontani dall'immaginario di Spartacus. Un'altra curiosità, così al volo, è quella del pollice su e pollice verso. Sembra che una gestualità legata al pollice sia effettivamente esistita, connessa ai combattimenti gladiatori. Amor
molto probabilmente era l'esatto contrario di quello che pensiamo noi. Pollice su significava impugnare la spada, quindi potenzialmente male male. Pollice giù, rimetti apposta la spada. Insomma, il mondo gladiatorio è ancora ricco di punti oscuri, non abbiamo ricostruito a 360 gradi tutto. Ma di certo non era quel mondo che noi pieghiamo alle interpretazioni moderne. Non era quello dei gigachad orgogliosi e ribelli, ma quello di figure perfettamente funzionali al potere, che su questi giochi basava il concetto del panem et circenses. Assecondare gli istinti del popolo, costruire il proprio consenso, dare le fondamenta della propria scalata politica e fa sordi, una vagonata de sordi. Capito, sì, i combattenti proletari de Marx? Quando la politica ci mette lo zampino nella storia. Capito, sì, che danni? E poi sti errori te li trascini nel tempo e li riaddrizzi più. E oggi, come allora, pieghiamo il passato alle logiche del presente. Figlia della stessa identica distorsione è quella che vuole l'impero romano come emblema del mondo LGBT. E lo so che questa è la parte che vi solletica di più, miei cari delfini curiosi. Delfino curioso. Solo che io veramente questa parte proprio non gliela faccio. Questa cosa che bisogna etichettare tutto in chiave moderna. Quindi chiariamoci subito, patti chiari, amicizia lunga. No. La società romana non era affatto una società arcobaleno. Era una società che non ci aveva bisogno di etichettare niente. Non veniva etichettata la fluidità, la bisessualità, l'omosessualità, nemmeno l'eterosessualità. E sapete perché? Perché non gliene fregava niente. Non esistevano queste etichettature a compartimenti stagni. Perché queste sono etichettature che devono soddisfare le esigenze / paranoie moderne. Non gli interessava niente di tutto questo. Il sesso era sesso, libero da ogni etichettatura e schema. La sessualità e il vivere il sesso era una componente fondamentale nella società romana, ma non imprescindibile del valore umano, perché ad essere imprescindibili erano ben altri valori: la famiglia, la casta, la linea di sangue, la successione, la vita politica. Era il rapporto omoerotico tra pari grado che veniva considerato osceno. Se un senatore avesse avuto rapporti con un pari grado, quella sarebbe significata sicuramente la fine della sua credibilità pubblica. Ma lo stesso schema era applicabile ai ranghi bassi: rango basso con rango basso uguale. Altro parametro che non si può piegare ad una visione moderna era il fatto che ad esempio non esistesse un tabù sull'età. La morale e l'etica erano completamente differenti rispetto alle nostre. Quindi occhio quando decidemo di fare i pacchetti etichettanti. E certo che sì, sono esistite anche meravigliose storie d'amore. Una di queste è commovente e oscura allo stesso tempo, quella dell'imperatore Adriano con il giovane Antino. Quando Adriano conosce Antino, Adriano ha più di 50 anni e Antino ne ha 14. Questa storia d'amore, che in chiave moderna viene idealizzata come icona LGBT, omette dei risvolti che in chiave moderna sarebbero per la nostra morale inaccettabili. E ve lo dico per farvi capire che sono dei parametri lontanissimi dai nostri, roba che non possiamo capire e non possiamo decidere dove puntare i riflettori e dove no a seconda della convenienza retorica. Antino è stato certamente il grande amore di Adriano, tant'è che ogni volta che entro al Museo Archeologico di Napoli mi dispiace sempre vederli uno da un capo e l'altro dall'altro della sala, ma è una cosa mia. Antino muore in circostanze misteriose durante un viaggio sul Nilo, affoga nelle acque del Nilo. Forse un incidente, forse una vera e propria congiura di palazzo. Adriano non si separava mai da Antino. E l'arte figurativa ci dice che il loro tempo fosse scandito da attività che, diciamo, idealizziamo molto poco all'interno del mondo LGBT, come ad esempio la caccia. Nei tondi adrianei dell'arco di Costantino, a cui Costantino sostituisce poi il volto di Adriano con il suo, sono rappresentati proprio in queste attività di caccia, al cinghiale o stanti sul corpo di un leone abbattuto. Antino, nella bellissima villa adriana a Tivoli, che Adriano usava come palazzo imperiale, era padrone al pari dell'imperatore stesso. Certo, per i parametri nostrani non doveva essere contenta Vibbia Sabinia, la moglie di Adriano, ad essere costantemente presente a questa preferenza del marito. Ma appunto, vi siete già risposti, sono i parametri nostrani.
italiani. In realtà sembrerebbe che Vibia Sabinia nutrisse un certo disprezzo per Adriano, tanto che fece di tutto per non dargli un erede. Adriano infatti figli non ne ha. Quando comincia ad ammalarsi, è un bel problema per la successione. Ed è lì che Antino diventa pericoloso. Non è che niente, ad Adriano sta balenando l'idea di adottare Antino e consegnargli le chiavi dell'impero? Un giovane che viene dalla Bitinia e per di più di rango così basso? È troppo. È inaccettabile. E così Antino potrebbe essere stato affogato di proposito. E nei viaggi bisogna tenere in considerazione che non è che si viaggiava tête à tête, ma ci si muoveva con tutta la corte imperiale, mogli, figli, minutanti, tutti. Dopo la morte di Antino, Adriano è inconsolabile. Costruisce intorno ad Antino un culto, erige statue, impone rituali e sacrifici in suo nome. Lo rappresenta in ogni accezione divina possibile e diventa anche molto iracondo. Molto vendicativo. Si dice proprio che fu il subentrare di questo disprezzo per la vita che lo portò a reprimere una rivolta giudaica che sfocerà nella terza guerra giudaica, nel sangue. 580.000 morti, un massacro. La Giudea era praticamente diventata un deserto. Insomma, non la prese proprio benissimo. Ma perché vi sto raccontando questo? Perché, come vedete, ad avere rilievo non era con chi Adriano andasse a letto. Non aveva rilievo il suo amore per Antino in quanto amore, ma in quanto rapporto che poteva portare ad una successione. Ai romani interessava molto poco catalogare la sfera sessuale di qualcuno. Molto migliori di noi. È una parte di noi che ne fa una questione di vita o di morte. Possedevano divinità legate al sesso che assumevano anche la di prosperità e abbondanza. Avevano peni ovunque come simboli di buon augurio, simboli apotropaici, cioè che portavano fortuna nelle botteghe, nelle case, per le strade. C'era un'aurea di divinità intorno alle figure dell'ermafrodito. Siamo noi che c'avemo la malizia negli occhi e nel pensiero. Insieme alla libertà sul sesso coltivavano anche rigidi schemi sulla famiglia, due cose che per i nostri parametri cozzano ma che per loro erano perfettamente bilanciate. E quando sento dire ma Giulio Cesare era bisessuale, vero, non si può togliere dall'equazione che fosse anche un combattente, un guerrafondaio, vagamente assassino. Sono immagini che per noi stonano nella stessa figura. È uguale Adriano, insomma, niente che le logiche del presente possano comprendere. Un'altra curiosità che si lega sempre al sesso è una curiosità che ho visto emergere da molti commenti. Mi sembra che siete tutti molto curiosi di sapere come mai nella statuaria fossero tutti così microdotati. La risposta è semplice: quella della statuaria è una fisicità idealizzata, cioè anche i gladiatori noi li idealizziamo così perché guardiamo a quella statuaria, ma come vi ho detto non erano così. E questa idealizzazione passa per i canoni della statuaria sia maschile che femminile. Nelle statue di donne voi ad esempio vedrete dei segni adolescenziali su corpi di donne fatte e finite, cioè il corpo è quello della trentenne ma il seno non cede alla forza di gravità, restano tutte belle su, belle in forma. Nella statuaria maschile ogni tanto succede che ritratti di uomini attempati vengono inglobati con corpi stile Brad Pitt e Troy. È chiaramente un'idea di bellezza non reale. E così come le mele delle donne sono simboliche, anche i pifferi degli uomini sono simbolici. Il pene piccolo significava controllo delle pulsioni dell'eroe. Ogni tipo di pulsione, compresa quella sessuale. L'eroe che ha il totale controllo di se stesso. E così come vedete il sesso in generale, ma anche gli strumenti del sesso, non sono paragonabili alle nostre interpretazioni. Per farvi capire, siamo noi che ci concentriamo sui peni piccoli delle statue. Quelli non gliene fregava talmente tanto niente che si rimpicciolivano da soli, per dire la differenza abissale. Questo per dire che ogni qualvolta qualcuno cerca di piegare il passato al presente, soprattutto in chiave ideologica / politica, sta commettendo una grave distorsione. Distorsione che non dovremmo commettere, perché se siamo in cerca delle nostre radici, le nostre radici dovremmo studiarle, non alterarle. Perciò, quante volte pensate all'impero romano? Bene anche che sia tutti i giorni, però non basta soltanto pensarci, ogni tanto andrebbe pure compreso. E per oggi direi che è abbastanza, no? V'avrò fatto venire l'orchite, giusto per rimanere in tema. Come sempre, se avete gradito, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like o un commento, ma anche un consiglio, ad esempio argomenti che vi piacerebbe ascoltare. Insomma, sbizzarritevi e se rivedemo qua tra un altri 10 giorni. Vabbè, dai, 10, 11,
15, giorno più, giorno meno. Voi nel caso fate finta che non vi accorgete del ritardo. E ciao!